Monica Casiraghi, campionessa di 100 km e adesso impegnata nelle 24 ore. Prima facevi le 100 km, poi ti sei concentrata anche sulle 24 ore, sempre di corsa, sempre a piedi ovviamente. Qual è il limite? Vabbè, nel mio passaggio dell'atletica sono passata dalle gare di 10.000 alla mezza, alla maratona, e ho vinto anche tantissime maratone. Poi dal 99 con la nazionale ho corso i primi mondiali, così ho vinto il mondiale della 100, due campionati europei, ho il record italiano della 100 km tuttora con 7 ore 28. E così alla soglia dei 40 anni ho deciso di provare la nuova esperienza sulla 24 ore e subito la prima gara ho fatto il record italiano 226 km e nel 2009 sono arrivata terza al mondiale. Vabbè, adesso quest'anno volevo fare un passo indietro, tornare a prepararmi bene per questa 100 km perché vabbè, la mia terra, la Brianza, ci tengo a fare bene e logicamente so che è campionato italiano e per vincere bisogna fare un grandissimo risultato. Poi vabbè, se le altre sono più forti bene, però non sarà facile per loro e perché, cioè, vabbè, come ripeto, ho già corso in un mese due maratone sotto le 3 ore, mi sto preparando bene, ci tengo a far bene, fare un bel tempo. Quindi il prossimo obiettivo 21 marzo 100 km alla Brianza con partenza a Seregno. L'anno scorso hai già partecipato e hai vinto, quindi quest'anno il campionato italiano è un obiettivo, uno stimolo in più. Sì, vabbè, logicamente il mio obiettivo è sono già stata convocata per il 13 marzo, ci saranno i mondiali in Francia della 24 ore, quello perché con la nazionale quello è il mio obiettivo, però logicamente non posso nascondere la mia voglia di far bene qua a casa, cioè in effetti sto correndo delle maratone appunto per quello, perché cioè, per la 24 ore questi allenamenti forse non sono troppo veloci e così, però ci tengo veramente a far bene. Logicamente l'anno scorso ho fatto un bel tempo, meno di 8 ore, quest'anno volevo fare anche 20 minuti in meno, poi vabbè, si vedrà. Senti, un'ultima curiosità: per noi esseri umani 100 km è una dimensione che non capiamo, ma un atleta che corre 100 km a cosa pensa in quel periodo? Vabbè, sinceramente io quando corro le gare, poi sono adesso corro gare di un giorno, non si pensa a niente, la forza è quello. Sapere cancellare tutto e pensare alla gara, al momento, a risolvere i problemi di quel momento e così, vabbè, per me la corsa, a me piace far fatica e per quello mi piace le gare lunghe così, e devi aver voglia di allenarsi tanto e vabbè, correre.